Monk inedito, quello proposto dalla mostra allestita a Genova per ricordare i 150 anni dalla nascita dell'artista norvegese. Una retrospettiva che ha come obiettivo andare oltre l'Urlo, l'opera più celebre di Edvard Munch, per raccontare, attraverso altre 80 opere custodite nelle collezioni private, un artista per molti aspetti poco conosciuto. Munch dipinge ciò che vede, racconta Mark Restellini, il curatore. Ma oltre le proprie paure, ha anche una nuova visione dell'arte, che è pura avanguardia. E in questa mostra sono esposte le sue opere più belle, sentite, amate e sofferte. A Genova, Palazzo Ducale, dal 6 novembre al 27 aprile prossimo.